successo per la giornata dedicata alle migrazioni organizzata dall'associazione Ubuntu, che ha avuto come ospite speciale Mamadou Kouassi, l'ispiratore del film Io Capitano di Matteo Garrone. Il film, che racconta la storia di un giovane migrante che diventa il capitano di una nave di salvataggio, si basa sulla vera esperienza di Kouassi, che ha attraversato il Mediterraneo nel 2015 e ha salvato molte vite umane. La mattina, presso il Cinema Pacifico, si è tenuta una proiezione esclusiva del film per le classi terze dell'Istituto Capograssi e di altre scuole della città. Kouassi, attivista e mediatore interculturale del movimento Migranti e Rifugiati di Caserta, ha condiviso la sua testimonianza con gli studenti e ha risposto alle loro domande. Un viaggio che racconta l'atrocità, le torture sul deserto, anche sulla Libia. Ed è importante, a partire dal giovane, farsi che questo, perché possono medesimare, loro anche sono giovani, che un giorno vorranno anche viaggiare, medesimando in questo film di questi due giovani che cercano un futuro migliore, decidono di andare in Europa attraversando tutto questo realtà, sofferenze. Ma questo film racconta l'ingiustizia, che ragazzi che vogliono cercare una vita migliore sono obbligati, l'unica alternativa è far affrontare il deserto, il mare, la prigione, la schiavitù. E quindi questo film è un modo per anche aprire le coscienze che la politica possa, a livello internazionale, dare diritti a tutte queste persone di avere la possibilità di poter viaggiare, perché più le persone riescono a viaggiare liberamente, questo è un modo per struccare i trafficanti di esseri umani, dare dignità a tutte le persone. È un diritto per chiunque vuole viaggiare. Quindi questo film racconta veramente questa atrocità, che dall'atrocità tutta la gente possa capire, anche contribuire per cambiare la politica a livello internazionale. E ringrazio Sulmona di aver dato questa opportunità all'associazione Ubuntu e speriamo che quelle che fanno sul territorio anche possa incidere per far sì che ci sia l'integrazione vera, aiutando gli immigrati a fare parte di questo tessuto sociale. Siamo veramente contenti di come è andata la giornata, innanzitutto per l'afflusso, abbiamo fatto sold out al cinema, e per l'attenzione di tutti gli studenti al film, anche perché il film è sottotitolato e completamente in senegalese, tranne le ultime tre parole che sono dette in italiano in maniera molto enfatica. C'è stato un enorme coinvolgimento dei ragazzi quando è entrato nella sala Mamadou Kouassi, è stato subissato da domande, ci sono stati anche dei canti che sono stati realizzati dalle scuole medie per lui, e diciamo che la nostra gioia, la nostra emozione riguarda proprio il fatto che come associazione, oltre a occuparci della tutela dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti sul territorio abruzzese, abbiamo anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui temi delle migrazioni, sui temi del viaggio. Quindi questo è stato un po' il punto finale di un progetto di educazione alla mondialità e all'intercultura che stavamo portando avanti in particolare con l'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi di Sulmona e che portiamo avanti da diversi anni con altre scuole. E, grazie a Matteo Garrone abbiamo avuto la possibilità di andare oltre le nostre parole, ma di far vedere appunto quella che è la realtà dei fatti. Quindi noi speriamo che questi ragazzi potranno approcciare all'informazione di massa con uno spirito molto più critico di prima. Nel pomeriggio, presso la sede della CGIL a Sulmona, si è tenuto un incontro aperto al pubblico intitolato Conversazioni sulle frontiere, dove Kouassi ha raccontato il suo viaggio nel viaggio, andando oltre la narrazione cinematografica e approfondendo tematiche di intercultura, coesione sociale e diritti umani. Ha anche discusso delle politiche migratorie e del Patto Europeo Migrazioni e Asilo insieme ad altri attivisti del movimento Migranti e Rifugiati di Caserta. L'evento è stato un'occasione di confronto e di sensibilizzazione su una realtà spesso ignorata o distorta dai media e dall'opinione pubblica. Kouassi ha portato la sua voce e il suo sguardo, mostrando come i migranti siano soggetti attivi e non solo vittime o minacce. Ha anche lasciato un messaggio di speranza e di solidarietà, invitando tutti a superare le paure e i pregiudizi e a costruire ponti invece che muri.